turismo. L'assessore turismo è bravo. Occio, occio che parte. Bravo. Sì. Mi pira un occio. A dire il vero, nel montare la tenda ha incontrato un po' di difficoltà, ma alla fine, anche grazie all'aiuto dell'assessore al turismo Finozzi, Pietrangelo Pettenò è riuscito nel suo intento. Ha occupato l'aula del consiglio regionale piazzandosi sul pavimento con sacco a pelo e tendina da campeggio. Per cuscino tutti gli emendamenti presentati durante la discussione sul bilancio. Il consigliere di Rifondazione ha voluto lanciare così una provocazione sui tempi di approvazione della manovra finanziaria regionale. Questa legislatura è iniziata con il monito di Zaia che diceva dobbiamo in qualche maniera cambiare le regole del Consiglio, c'è qualcuno che fa l'ostruzionismo, dobbiamo assolutamente cambiare statuto e regolamento. L'abbiamo cambiato, statuto e regolamento, però le cose non sono cambiate, siamo ad aprile e ancora il bilancio non c'è, quindi invitiamo Zaia a venire con noi qui in tenda e sacco a pelo. Il bilancio è comunque in via di approvazione, trovato l'accordo di massima con un maxi emendamento. Duro però il commento dell'assessore Ciambetti su alcuni colleghi di quella che un tempo fu la maggioranza. Beh, il commento consuntivo non è elegantissimo, il risultato finale sarà un risultato anche non bello da vedere, però purtroppo stiamo subendo pressioni preelettorali in aula, stiamo subendo anche situazioni di gruppi che si scompongono, che si ricompongono, quindi fibrillazione preelettorale che pervade tutta l'aula. E appunto usciremo con un bilancio comunque sia che dà comunque inizio a una serie di anche interventi importanti sul territorio. Si poteva chiudere prima, si poteva fare sicuramente meglio, però appunto con queste condizioni d'aula questo è il bilancio che poteva uscire in questo momento dalla Regione del Veneto.